Il cammino è uno spazio percorso da una persona in un determinato tempo. Tutto ciò che sta alle spalle rappresenta il momento passato e ciò che sta davanti il futuro. Allegare il passo indietro e il passo in avanti è la memoria di un passaggio da qui a lì. È fondamentale per proseguire e guardare indietro. In genere è rivolta verso il passato, raramente verso il futuro. La memoria a sua volta è guidata dalla ragione che rilascia all'esperienza dei passi dei significati, grazie ai quali le persone si apprestano verso i nuovi. Il cammino è un punto della storia, una goccia nell'oceano, qualcosa che, anche se di piccole dimensioni, dialoga con l'infinito dello spazio e anche con l'infinito del tempo. L'infinito è l'insieme delle possibilità spaziali e temporali. È ciò che resta del cammino. La vita stessa è un cammino o un insieme di cammini. È uno soltanto se la parabola di una persona inizia e segue il percorso senza soluzione di continuità. Ma può essere anche un insieme di cammini, ognuno con la sua storia. Cambiare il cammino del corso della vita è un atto che richiede libertà. È una buona dose di coraggio. Io, per esempio, ne ho compiuti diversi. Il primo, verso la Chiesa, è il seminario per diventare sacerdote. Il secondo, verso l'università per essere filosofo e conoscere me stesso. Il terzo, verso il lavoro, l'insieme dei lavori per un tozzo di pane. Il quarto, verso il giornalismo e la scrittura. Il quinto, verso l'essere padre. Coltiviamo la tenerezza, semi di gentilezza ed empatia. Bambini amati e rispettati saranno adulti capaci di amore e rispetto. Un bambino alla volta, una famiglia alla volta, e costruiamo un mondo migliore. Ci proviamo. Buonasera, sono Simona Spinelli e faccio parte dell'associazione Il Seme della Gentilezza. È un'associazione senza scopo di lucro che si ispira sui principi della gentilezza e a finalità culturali. Promuove e diffonde la cultura della gentilezza, perché oggi ce n'è proprio bisogno. Gestisce attività culturali e di interesse sociale ed educative. Questa sera presenteremo il libro Un dito di Dio di Emilio Grimaldi, e dialogherà con Domenico Mauro. Bene, l'emozione ci sta. Sì. Gentilezza pure. Grazie. Psicologo e psicoterapeuta, e modererà l'editore Marco Marchese, e come abbiamo potuto ascoltare leggerà alcuni brani significativi Francesco Criniti. Sì, il filo ci può creare qualche problema, però noi ce la caveremo. Buonasera, buonasera a tutte e a tutti e benvenuti. Io ringrazio Simona che ci ha introdotto a questa serata e alla presentazione appunto
dell'ultimo lavoro letterario di Emilio Grimaldi, dal titolo Un dito Dio, edizioni Officine Editoriali Tacleto. E adesso incominceremo un po' questo dialogo. Voglio ringraziare anche Francesco Criniti per le letture, dopo ce ne farai anche delle altre. Io ho delle scuse da rivolgere diciamo a te, perché per un difetto di comunicazione sulla locandina abbiamo scritto il cognome invertendo alcune lettere. Ecco, e allora poi da un'attenta verifica abbiamo potuto appurare, dopo che per settimane abbiamo cercato da Paolo, oggi abbiamo appurato il tuo vero cognome. No, al di là degli scherzi, chiedo veramente scusa per questo difetto di comunicazione. Ecco, ti abbiamo restituito stasera l'identità, vero? Questo evento è registrato anche da Liberi.tv, per cui mi rivolgo anche, e questo evento è rivolto anche a tutti coloro che ci seguiranno poi dopo su appunto www.liberi.tv, perché registra questo documento e lo metterà poi dopo a disposizione di tutti sul proprio sito, e poi penseremo anche noi a diffonderlo sull'universo mondo dei social e via discorrendo. Emilio Grimaldi, giornalista e blogger. Domenico Mauro, psicologo e psicoterapeuta. Dopo ci saranno anche degli altri interventi, quindi si può preparare, se è in sala poi dopo, un attimo, ho bisogno degli occhiali, Anisia, Flavia, di nuovo Simona, se naturalmente vogliono intervenire. È doveroso da parte mia in introduzione fare dei ringraziamenti, per cui io voglio ringraziare la città di Catanzaro che questa sera ci ospita, voglio ringraziare il comune di Catanzaro per averci concesso questa splendida sala. Questa è una delle più belle che abbiamo in città, e anche una delle più prestigiose, dove insomma si prestano molto bene eventi culturali, eventi musicali, tant'è vero si chiama sala dei concerti. Abbiamo qui a fianco a noi uno splendido pianoforte. Naturalmente ringrazio l'associazione Il Seme della Gentilezza. Io, quando ho visto non soltanto il logo che potete vedere qua davanti, ma proprio il nome, no? Il Seme della Gentilezza, mi sono innamorato subito di questa associazione, e anzi voglio fare iscrizione se possibile, perché io non posso esimermi dal non partecipare comunque ad un'associazione che già nel suo nome ha descritto tutto quanto proprio un programma di vita e di vita associativa. L'ultimo ringraziamento lo rivolgo all'assessora Lea Concolino, perché è grazie a lei che insomma siamo riusciti ad approdare qui, e molto volentieri ci hanno ospitato, e quindi adesso facciamo questa presentazione. Allora, io voglio passare subito la parola a Domenico Mauro per un po' un'introduzione, incominciare a porre le prime domande ad Emilio, poi dopo noi ci scambieremo un altro po' di informazioni, magari vi racconto dopo, più tardi, diciamo proprio qualche accenno dalla nostra casa editrice, e qualora foste interessati all'acquisto del libro ce lo abbiamo disponibile sul tavolino, quindi alla fine della presentazione potrete avvicinarvi a acquistarlo se avete piacere. E sono quasi sicuro, anzi sono certo, che poi Emilio, se glielo chiedete, sarà disponibile, diciamo, ad una dedica personale, che è una cosa, diciamo, simpatica da fare quando si fanno le presentazioni dei libri. Voglio cedere quindi la parola a Domenico Mauro. Grazie Marco, buonasera a tutti. Applauso per Marco. Ringrazio io te per l'interessamento, per aver introdotto il tema della gentilezza, no? Che Simona ci ha espresso in modo molto chiaro. Effettivamente abbiamo pensato a questa associazione in un momento così, insomma, no? In un momento intuitivo molto alto, no? Perché abbiamo bisogno sia di gentilezza, abbiamo bisogno, oltre al valore terapeutico che c'è la gentilezza, no? Che tutti quanti seguissimo, no? Ci facessimo condurre da questo filone, da questo tema, e ci sarebbero sicuramente meno problemi. Quindi ti ringrazio Marco e ringrazio Emilio per avermi coinvolto in questa bella esperienza. È iniziato un po' di tempo fa questo coinvolgimento, quando mi hai chiamato quella volta e mi avevi chiesto di scrivere la presentazione di questo libro. E mo te lo dico, no? Lo dico pubblicamente, mi, mi,
mi svergogno, no? Ho avuto paura, perché dico, ma che cosa gli, conoscendolo, no? Perché lui ha degli studi, insomma, l'ha presentato Marco, insomma, sapevo di cosa, di che pasta, intuivo di che pasta potesse essere questo libro, e quindi l'ho reputato veramente un compito molto arduo, no? Però poi ti ringrazio per questo, perché ho potuto veramente, ho rispolverato qualche studio dimenticato del liceo, no? Ho visto, insomma, già mi avevi mandato una bozza, Kierkegaard, la pronuncia è questa, sì, più o meno, senza Kierkegaard, senza lei, quindi a proposito della verità, no? Quindi, insomma, qualcosa che ti già introduce, no? Di cosa stiamo parlando, per non parlare di Socrate, no? Quando introduce, insomma, il tema della coscienza, conoscenza di sé, tutte queste cose. Ti viene chiamato il Socrate del Nord, quindi... Esatto, quindi ci siamo in linea, quindi, insomma, ho rispolverato bene questa cosa. E quindi mi sono divertito poi alla fine, no? Perché in questo libro effettivamente Emilio è stato molto abile, no? Divide il libro, lo posso cominciare a dire subito, in due parti. La prima parte, cioè, riesce a coniugare queste due parti che sono apparentemente totalmente diverse tra di loro, no? Perché la prima parte è più esperienziale, Emilio racconta pezzi importanti della sua vita, qualche passaggio pure drammatico, e riesce a coniugare con temi, e devo dire che, insomma, poi ho scoperto che non ci vuole tanto, no? Perché effettivamente la tua profondità, no? Ti ha permesso di legare la tua esperienza con questi temi che io oserei dire esistenziali, perché ci parli di coscienza sicuramente, ci parli di libertà, di verità, quindi è una cosa, però io non voglio, insomma, anticipare nulla, perché domande veramente ce ne sono tantissime. Io vorrei, quindi non so che cosa ti aspetta stasera, però vorrei dire una cosa, se mi va, no? Mi piacerebbe che, insomma, si interagisse, no? Quindi pure il pubblico, insomma, ci aiutasse in questo. Quindi massacriamola, Emilio, ce l'abbiamo stasera a disposizione, quindi ci possiamo, insomma, sbizzarrire. No, a parte gli scherzi, ti vorrei chiedere, insomma, intanto così, la famosa domanda a piacere, no? Non te la faccio la domanda a piacere. Però ti chiedo un po' di parlarci di questa prima parte, no? La tua esperienza, i tuoi passaggi salienti che poi, insomma, ti hanno condotto a fare queste intuizioni, insomma, filosofiche molto, molto importanti, no? Anche se ovviamente erano già dentro di te. Sì. Quindi, ecco, una domanda proprio libera, insomma, no? Di cosa ci parli in questa prima parte? Quali sono le esperienze più che tu reputi significative, no? Che poi ti hanno condotto? Io voglio sapere tutto alla fine, no? Come hai fatto a partorire questa cosa, questo gioiello, perché è bellissimo, è stupendo, ok? Prego. Va bene. Allora, a metà di 20 anni io ho lasciato il seminario, quindi ho abbandonato la vocazione sacerdotale e ho iniziato a vivere una vita mondana. Per mondana non si intende libertina, si intende fuori dal mondo. Fuori dal mondo è un modo di dire per intendere quelli che stanno fuori dal seminario. Per cui per me è stato un mondo, una scoperta continua il mondo, perché fino a 20 anni sono vissuto in seminario. E la novità del mondo di fuori purtroppo l'ho dovuta coniugare continuamente con delle conseguenze psicosomatiche di cui io ho sofferto per molti anni, derivanti dalla brutta esperienza vissuta in seminario. Per cui ogni giorno è stata una sfida, sia con me stesso, sia con gli altri, sia con tutti i lavori che ho affrontato. È una sfida, nello stesso tempo sono riuscito a svolgere tutte le sfide, non so se le ho vinte, grazie alla filosofia, o alla consolazione della filosofia, come dice Angela Ares Bello, e alla ricchezza della filosofia, alla ricchezza dell'esistenza, al pensiero, all'infinito della fortuna che noi abbiamo di vivere ogni giorno. Quindi al desiderio di scoprire ogni giorno qualcosa in più, qualche dettaglio in più sulla ricchezza della vita e sulla fortuna, ripeto, che abbiamo di vivere. Perché
se noi riusciamo a scavare dentro la nostra coscienza, riusciamo a scoprire la ricchezza che abbiamo. Però dobbiamo riuscire a scavare, perché spesso il nostro io è coperto da invidia, da gelosia, da egoismi che non ci fanno vedere tutta la bellezza di cui noi siamo capaci e possibilmente anche portatori. Quindi la predisposizione mentale e spirituale di questo stato mi ha portato ad affrontare tutte le sfide che la vita mi ha messo davanti, e sono state sfide molto, molto interessanti, sfide che mi hanno portato ad affrontare svariati lavori, per cui mi sono divertito io ad accennare, non sono tutti i lavori che ho svolto, sono solo una piccola parte. E scavando, scrivendo, effettivamente io sentivo il bisogno di andare sempre più in profondità, perché c'era qualcosa che era nascosto. Qualcosa che è nascosto che io devo riuscire a svelare. E scavando, ho avuto bisogno di utilizzare altri strumenti per scavare. E quindi dalla cazzuola sono passato al badile. Dal badile poi mi è servito, ho avuto bisogno quasi dell'escavatore. Però alla fine quello che mi ha aiutato veramente a scoprire il tesoro di cui racconto nel libro è stato uno scalpello piccolo piccolo. Ok. Grazie Emilio, veramente insomma toccante, già vi rendete conto dai primi passaggi tu parli, sai che credo che insomma il segreto del tuo successo, perché credo che tu l'abbia raggiunto il successo, no? Non so se tutti i traguardi l'ho raggiunto, io credo proprio di sì, perché c'è una chiave, che questo scalpello probabilmente, insomma piccolo, no? Ma sembra piccolo, ma in realtà molto grande, perché tu parli al cuore, no? Parla con le emozioni, e forse per deformazione professionale osservo le emozioni prima di tutto, no? Quindi io credo che insomma c'è questo passepartout, no? Che ti porta veramente insomma ad aprire diciamo insomma delle porte che sembrano, no? Mi hai fatto ricordare che il mio rettore del seminario mi chiamava Grimaldello simpaticamente, perché siccome per ricordarsi il cognome usava questa immagine Grimaldello, che noi sappiamo che è la chiave che apre tutte le porte. L'abbiamo letto bene, sento il mio fianco, io non guardo, però sento il mio fianco perché parla alle emozioni, Francesco che scalpita, no? Perché credo che insomma ne voglia intervenire, quindi te la passo, faccio un po' da Marco da Bravo, da moderatore io, ma non ti faccio, ti anticipo. No, innanzitutto faccio i miei complimenti ad Emilio, perché è riuscito ad andare in fondo con questo libro, in fondo a se stesso, che non è una cosa semplice, non è una cosa da tutti i giorni, ma hai scardinato un po' quelle che sono anche le abitudini, no? Le abitudini di, come dicevi tu, no? Ad un certo punto arriva l'ego che ti dice, in qualche modo ti detta quello che devi fare, no? Ti porta verso il consumismo, ti porta verso l'essere attratto dal materialismo. E tu sei riuscito a creare un percorso che non è stato semplice, ma nello stesso tempo è stato avvincente, perché sei passato, ecco, dal pensiero di essere un sacerdote, e poi mi piace arrivare alla fine all'essere padre. E questa è una cosa che secondo me hai avuto coraggio veramente a sperimentare te stesso, ma a sperimentare la vita, che è quello che noi non facciamo. E forse per questo motivo, forse per il fatto che noi non ci poniamo queste domande, per il fatto che noi non andiamo oltre, rimaniamo sempre in questa, noi come la definiamo, la zona, no? Comfort. Comfort zone. Non andiamo oltre questa comfort zone, quindi non ci poniamo le domande, quindi siamo delle persone che ci va bene, così come va la vita, ci arrendiamo. Invece io sono veramente... è un privilegio per me parlare con te e affrontare questo discorso. Grazie. Marco, se tu vuoi dire qualcosa, sennò io già subito mi parte la domanda. Insomma. Sì, vado.
Tremo alle cose semplici semplici, eh? Sì. Anche perché insomma mi piace pure insomma in qualche modo interballare passi del tuo libro, no? Tu parli di abitudine, no? Utilizzi questa metafora, insomma, no? Che apparentemente non sembra, ma lo è poi il significato. Che dici, facciamo dire qualcosa da Francesco prima e poi insomma aggiungi qualcosa, eh? Che dici Francesco? Alla base di ogni decisione che uno prende nella vita c'è la libertà. Libertà delle pastoie che noi ci costruiamo o che gli altri ci trasmettono. E libertà di scoprire l'esistenza. Bella, vacua, triste, dolorosa o felice, quale essa sia. Dunque, non so se la mia strada fosse veramente quella del sacerdozio. Ciò che so è che non volevo darmi per vinto. E anziché fermarmi a riflettere, seguitai a camminare, a costruire. Quando piazzai la bomba dentro la stanza, speravo di farla franca. Ricordo, come un fulmine in piena estate, il camioncino con cui mio fratello venne a prendermi per il trasloco. Siccome non c'era spazio davanti, accanto al guidatore, mi posizionai con i bagagli nel rimorchio posteriore. Osservavo lo scorrere delle immagini mentre ci allontanavamo. Non ciò che si avvicinava, ma ciò che rimaneva indietro. Mi stavo dirigendo verso il futuro, una nuova vita. Eppure era come se fossi ancorato al passato. Con un piede fermo lì, in quel tempo, avevo 20 anni, di cui 12 vissuti sempre con lo stesso abito, come chirichetto prima e come seminarista dopo. Gli anni della crescita e della formazione, gli anni che non si dimenticano mai. L'immagine di me che lasciava con l'unica prospettiva del passato mi fece venire un brivido e il mostro della salivazione rispose al comando. Nel più profondo del mio cuore mi convinsi che l'abitudine non l'avrei mai tradita, che me la sarei sempre portata con me. Avrei continuato ad indossare sempre lo stesso abito, anche se ormai consunto e sporco. Allora, cosa dire di qualcosina in più su Emilio Grimaldi? Allora, Emilio, per chi lo conosce, penso sia difficile di poter essere contraddetto, e questo lo dico magari a chi non lo conosce, una persona estremamente alla mano, cioè una proprio delle cose che mi ha colpito di più quando ci siamo conosciuti già un bel po' di anni fa, l'ho pure dimenticato quando ne sono passati. Intorno al 2008, quindi eri corrispondente al quotidiano, esatto. Quindi ha questa caratteristica di essere una persona estremamente alla mano e ti fa simpatia immediatamente, però allo stesso tempo Emilio Grimaldi è anche una persona molto complessa, e proprio per la ricchezza delle sue esperienze. Giornalista anche, d'inchiesta anche, sui quali ci ha passati guai pure per i tuoi articoli, come giusto che sia, tra virgolette, ci mancherebbe, lo diciamo più per battuta consolatoria che altro. Scrittore, questo è il suo 5° libro, io ho il privilegio e la fortuna di aver pubblicato appunto gli ultimi suoi 2 libri, e adesso con un atto di quasi di pirateria mi sto impossessando di tutta quanta l'attività letteraria di Emilio Grimaldi, perché lo possiamo annunciare? Sì. Bene. Allora, possiamo annunciare che io con un colpo di mano sono riuscito, ripeto, ad appropriarmi quasi interamente della sua produzione letteraria, perché i suoi 2 romanzi precedenti, pubblicati con altre case editrici, Papaveri Viole e Il Giovane Emilio, li ripubblicheremo per andare a completare un po' quello che è una trilogia, perché Un dito di Io è un po' un
un ultimo passaggio, virgola, forse, di quello che è tutto quanto un percorso che incomincia con il giovane Emilio e adesso ci conduce ad un dito di Dio e ci proietta poi dopo, non lo so, in un futuro, no? Che mi auguro, auspico, insomma, possa essere fatto anche di altre opere letterarie. E io ti volevo... Questo non lo possiamo annunciare, però non è già in cantiere. Un altro è già in cantiere, non lo possiamo annunciare, però è già in cantiere. Molto bene, allora dobbiamo aggiornare il contratto che ti ho portato, perché ce l'abbiamo qua. Allora possiamo scrivere a penna se vuoi. No, è in cantiere, quindi. Bene. Ti volevo porre una domanda. Sì. Secondo me è interessante conoscere e sapere qualcosina in più su questo percorso, ok? Quindi dove, quando è partito il giovane Emilio e come sei arrivato ad un dito Dio? Sì. Sì, l'esperienza, le esperienze della vita aiutano a riflettere su se stessi. Però è anche vero che a volte noi sentiamo la necessità di fare il punto sulla situazione, sulla nostra situazione. E io a una certa età, circa 12 anni fa, ho iniziato a scrivere il giovane Emilio, perché mi ero occupato di tante vicende giornalisticamente, sempre degli altri, ma di me stesso. A un certo punto mi sono detto, pure io mi devo occupare di me stesso, ho bisogno di occuparmi di me stesso, di essere gentile anche con me stesso, non solo con gli altri. Perché spesso noi dimentichiamo il fatto che la gentilezza è bella, ma l'atto di coraggio più bello, più, che richiede più impegno, non è per se stessi, non è verso gli altri, è verso se stessi. Perché solo se siamo gentili verso noi stessi, non riusciamo a essere liberi da essere gentili verso gli altri. E allora ho compiuto questo gesto e mi è costato molto, perché non è facile già essere gentili con se stessi. Questo l'ho capito, perché l'ho capito anche da me stesso, dalle mie esperienze, perché l'ho scritto, poi mi sono rifiutato di rileggerlo. Cioè, avevo paura di rileggerlo, dico se lo leggo poi lo cambio 50 volte, non arrivo mai al punto. Invece l'ho fatto, lo voglio che sia pubblicato e basta. E questo è stato un atteggiamento estremo che ho compiuto verso me stesso. Però mi sono reso conto che era un gesto estremo, che aveva bisogno di più candore, di più accoglienza. Accoglienza che poi ho pensato di dargli più avanti, recentemente, grazie a una rivisitazione dello stesso testo. E, mentre per quanto riguarda il papà Viola, è stata un'esigenza diversa questa, un'esigenza più letteraria, più avventurosa, che non ha, anche se ha a che fare, anche se parla di me, del mio alter ego, però ha un significato diverso. Ovviamente fra i due libri c'è un abisso, nel senso che uno parla di me, l'altro, anche se parla di me in un orizzonte molto più vasto, di mille vicende giornalistiche di cui mi sono occupato, incastonate in una storia d'amore malata. Quindi ho messo insieme la malattia dell'amore con la malattia del giornalismo, perché le persone sane non sono malate, le persone sane sono quelle che prendono lo stipendio alla fine del mese e sono tranquille. Io non sono una persona sana, sono una persona malata, nel senso che ho bisogno di guarirmi ogni giorno, e quindi siccome sento la necessità di guarire, allora certe volte mi procuro le ferite da me stesso, un po' la critica che Kierkegaard faceva ai romantici. Però io, essendo consapevole, non subisco la critica di Kierkegaard perché sono leggermente superiore. molto. E poi un dito di Dio, ora ci ho fatto caso, un dito di Dio, no? E il numero della collana è il numero 11, che rappresenta due numeri, 2-1. Quindi è come se rappresentasse il titolo dal punto di vista numerico, 1-1. Un dito di Dio, perché se noi siamo un numero uno, effettivamente il numero uno viene fuori da un punto,
da un dito. Il dito è quello che ci permette di scrivere, quindi di operare e di svolgere tutte le nostre attività. Non sono altro che un insieme di punti, uno dietro l'altro, che ci permettono di completare le opere che abbiamo iniziato, le attività che abbiamo iniziato e di continuare a vivere. Eh sì, sì, si sente, che c'è un contenuto che sto traboccando da questo contenitore, no? Guarda, però io questa domanda me la riservo per dopo, no? Perché già pure io fremo, insomma, perché me lo sono chiesto durante tutta la lettura, perché questo titolo, il dito di Dio, ma te lo chiedo dopo, però, anzi, sì, poi no. Magari sono convinto che uscirà fuori, insomma. Io te la faccio una domanda, però poi voglio sentire pure qualcuno di voi, insomma, perché mi piace. Allora, prima stavamo parlando, insomma, di questa abitudine, no? Sì. Volevo fare la domanda esplicita, ma poi Francesco ha letto un passo che si capiva abbastanza bene cosa tu volessi dire. Insomma, ha a che fare un po' con quella coscienza, che ha a che fare pure con l'identità, in qualche modo, che, ecco, perché io quando parlo di coscienza dal punto di vista psicologico intendo un qualche cosa che tu poi mi hai fatto completare, no? Nel senso che io poi mi sono reso conto, effettivamente approfondendo, i filosofi sono sempre avanti, e ho riscontrato delle cose molto interessanti. Vorrei che tu me ne parlassi un po', no? Cosa si intende per coscienza e dov'è, qual è il limite, dove arriva, dove poi parte qualche altra cosa. Secondo il mio percorso, la coscienza non ce l'abbiamo tutti, nel senso ce l'abbiamo tutti, però arrivarci richiede una battaglia con se stessi, una battaglia con le proprie abitudini. Io non credo che tutti abbiano scoperto quanto importante sia la coscienza, nel senso che a volte le persone si accontentano di vivere una vita confortevole, abitudinaria, senza porsi delle domande. E queste persone non arrivano, secondo il mio percorso, secondo il mio modo di intendere le cose attraverso questo libro, e sono in tanti a non raggiungere la coscienza, come in primis, nel senso che richiede una battaglia con le proprie abitudini. Io ho fatto la mia battaglia con le mie abitudini, con le mie stanze, no? Però, nello stesso tempo, mi farebbe piacere sapere quali sono le battaglie che hanno fatto gli altri. Quindi, ecco, dalle battaglie, no? Che hanno fatto con se stessi per sconfiggere, per conoscere se stessi, viene fuori l'identità. L'identità è il proprio essere nel mondo, è ritornare a se stessi, è la nostra attività lavorativa. Cioè, noi, nel momento in cui raggiungiamo l'identità, svolgiamo la nostra vita, nel senso chi è insegnante, chi è carpentiere, chi è operatore. Uno, non volendo, raggiunge la propria identità attraverso le sue attività. Ovviamente non c'è una differenza fra l'identità dal punto di vista quantitativo, ma solo dal punto di vista qualitativo, e la qualità non ha a che fare con la cravatta, non ha a che fare con la scrivania, ha a che fare con la ricchezza che uno riesce a dare attraverso le proprie azioni nella vita. Ovviamente l'identità poi ti dà la possibilità di porti delle domande, di sapere, di chiederti chi sei veramente. Quindi a questa domanda uno si dà delle risposte. Queste risposte sono delle notizie, dei saperi. I saperi enucleano un determinato modo, enucleano una coscienza che noi abbiamo di noi stessi. Questa coscienza, se noi ci facciamo caso, ha a che fare esclusivamente con il passato. E il tempo però non è fatto solo di passato, è fatto solo anche di futuro. Per cui, qual è il nocciolo della questione? È che la coscienza è limitata. La coscienza ci dà la possibilità di operare bene, benissimamente, di fare il politico, l'avvocato in modo eccellente. Però non ci permette di conoscere noi stessi, veramente. Perché a permetterci di conoscere noi stessi è solo la libertà. Perché la libertà è atemporale. La libertà non si accontenta del passato. La libertà ha a che fare con l'infinito del nostro essere.
E l'infinito, il nostro essere, non ha tempo. E noi riusciamo a pensare agli egizi, agli antichi egizi, riusciamo a pensare all'uomo sulla luna. Per quale motivo? Grazie alla libertà. Ovviamente c'è qualche dettaglio sapienziale, informativo, che ha a che fare con il sapere. Però ciò è la molla che ci fa, che ci riflette, ci proietta in avanti, è solo la libertà. E la libertà che cosa fa? Cosa fa dentro di noi? Se la coscienza, dico io, gli permette di entrare nella libertà, fa piazza pulita. Gli dice: questa è invidia, questa è gelosia, quindi tu devi capire di esserti comportato male, devi chiedere scusa. Perché devi chiedere scusa? Perché questa è la tua piccola cognizione del passato, ma tu non puoi conoscere il passato. Il passato, come fai a conoscere il passato se tu sei una piccola parte del mondo? Tu non sai se l'altro, se le azioni che hanno fatto gli altri da te stesso, non puoi conoscerle fino in fondo. Tu credi di conoscerle perché tu sei, credi di conoscerle perché in fondo sei egoista. In fondo ti conviene credere che le cose siano andate in quel modo. Ecco, la libertà ti permette di volare alto. Volare alto, noi se, quando diciamo volare alto, ci piace immaginare al volo degli uccelli. Ovviamente l'immagine è romantica, però volare alto contestualmente, concretamente, significa volare alto con lo spirito. Bisogna volare alto con lo spirito, perché lo spirito, quando voli alto, ti fa vedere che gli steccati non sono solo delle divisioni, sono anche delle unioni, gli steccati. E questa è la cosa bella che ti dà la libertà, di cui che ti permette di vedere la libertà. Coscienza e libertà. In questo modo vanno d'amore d'accordo. Nel mio caso mi sono accorto, attraverso la mia esperienza, che io dico che la libertà è la sorella maggiore della coscienza, no? Però nel mio caso la libertà era troppo grande rispetto alla coscienza, cioè nel senso che ci dovrebbe essere un equilibrio, perché se la libertà, io non parlo della sostanza della libertà, perché ovviamente sostanzialmente la libertà è molto più grande della coscienza, spero di essere sufficientemente chiaro dal punto di vista espositivo. Però nell'interno dell'io è necessario che ci sia un equilibrio fra coscienza e libertà, perché altrimenti la coscienza non sa che pesci pigliare, perché se la libertà la scompiglia completamente, la coscienza poi a un certo punto deve agire. Quindi è necessario che la libertà aiuti la coscienza a capire meglio qual è il bandolo della matassa. Nel mio caso la libertà è stata molto più... È stata molto. Non c'è stato questo equilibrio. Non essendoci stato questo equilibrio, ho fatto il kamikaze del giornalismo. Quindi, nel senso che non mi sono dato nessun limite. E per tanti anni, finché non ho scoperto la ricchezza dell'essere padre, non mi sono posto nessun limite. E questo è stato un guaio per me. Nello stesso tempo, dai guai, dai mali, si possono apprendere delle ricchezze inesplorate, perché noi abbiamo tutta l'armatura spirituale possibile per superare tutti i mali che possiamo subire, perché la libertà è atemporale. Io credo che anche i condannati ai campi di concentramento, nel loro intimo, nessuno gli abbia potuto rubare la libertà. Anche in punto di morte, nessuno. Quella è intoccabile, no? È intoccabile. Posso dire... Con una precisazione, perché insomma tu ti poni il dubbio, ma non so se sono chiaro. Io, a me è così chiara questa cosa qua. La traduco in termini forse psicologici, no? Questa libertà a te... Cioè, se ci fosse stato solo la coscienza, tu ti saresti fermato a quello che a te è successo, no? Ti saresti crogiolato su quella storia là, saresti lamentato, eccetera, eccetera. La libertà sì, vabbè, poi ha avuto delle pieghe un po' difficili, diciamo così, insomma, le problematiche legate a questa troppa entusiasmo.
entusiasmo forse, no? L'amore per il giornalismo, però fondamentalmente poi ti ha portato ad esprimere appieno quel concetto molto caro a noi psicologi, no? Della resilienza, no? Tu dalla cosa, diciamo, negativa, dalla difficoltà, tu ci hai visto un'opportunità, che forse quella libertà ti ha fatto vedere e ti ha fatto arrivare a tanto, no? Hai tirato fuori un qualcosa del genere e tante belle cose, hai tirato fuori la cosa più bella di questo, no? Che è tuo figlio, quindi sei diventato padre. Allora, vorrei, Francesco, magari se siete d'accordo, qualche domanda? No, dicevo appunto. Il microfono è solo a beneficio della. Tu parli di libertà, no? Però questa libertà e questa. Tu nel libro dici anche che in base al percorso che fai siamo la persona che io oggi. Oggi sono tutto quello che ho vissuto, no? Quindi anche questa libertà che tu pensi che sia stata un po' esagerata ti ha portato, questo volevo dire, ti ha portato ad una nuova identità, perché tu parli anche di una nuova identità, sì. No? Quindi ti ha stimolato a vederti in una nuova veste, quindi tu avevi bisogno anche di questa nuova veste e probabilmente insieme al giornalismo la libertà in quel periodo ti ha dato una mano a essere una nuova persona, quindi a rivederti in maniera diversa. Quindi va bene anche così. Magari in un altro contesto forse non saresti oggi quello che sei oggi, insomma, no? Sì. Non so sì, se sono. No, è vero, però c'è è vero questo, è verissimo, nel senso che senza il mio percorso adesso non avrei fatto quello che ho fatto. Nello stesso tempo il cruccio di non essere riuscito già a una certa età a essere, sai come dicevano i nostri genitori prima, a sistemarsi, no? Ad avere la sicurezza. Il cruccio io ce l'ho sempre. Perché? Perché sono figlio della mia famiglia, del mio paese, sono quasi il prodotto sociale del mio passato. Io mi rendo conto di essere il prodotto, perché noi siamo figli del nostro passato. Però la libertà che cosa fa? La libertà ti dice: guarda che questo cruccio tu ce l'hai semplicemente perché sei figlio dei tuoi genitori, della tua famiglia. La libertà ti fa veramente andare oltre. La libertà ti fa capire che l'altro che non ha il coraggio di dirti delle cose, che ha pensato su di te, tu gli dici: ma chi se ne frega? È solo la libertà che ti permette di dire a te chi se ne frega, di far finta che le cose non siano successe, di andare avanti. Solo la libertà, credo io. Ovviamente io la chiamo libertà. E Domenico forse la chiama in un altro modo, però io credo che il fulcro, il cuore della vita di ogni uomo sia proprio la libertà, sia proprio questa dimensione spirituale che ti permette di volare veramente alto. Quindi anch'io, pur avendo scritto questo libro, ieri sera abbiamo fatto una bella chiacchierata con Domenico, certe volte pure io lo rileggo, no? Nel senso che non è che mi sono scordato quello che ho scritto, no? Però mi rendo conto da solo che ho bisogno di apprendere l'istintività delle cose scoperte. Perché le cose scoperte, quando vengono la novità dell'emozione, quando si scoprono, è genuina. Essendo genuina, è inalterata. E per cui io anche io, no? Certe volte mi rileggo qualche passo per dire: guarda qua potevo scrivere il punto potevo fare dopo, la virgola potevo fare dopo. Nello stesso tempo però il contenuto rimane. E questa è una cosa bella. E anch'io ho bisogno in ogni secondo, no, di rivedere tutte le riflessioni che faccio continuamente
nel contesto sociale dove che vivo, sia dal punto di vista familiare, dal punto di vista economico, dal punto di vista professionale, no? Perché ci sono tante cose che dipendono esclusivamente dai nostri egoismi, e ciò che mi permette di superarli, a me personalmente, è la libertà, così come l'ho contestualizzata io. Però io credo di aver scoperto l'acqua calda, perché tutti noi, dentro di noi, sappiamo che cosa sia, che cosa ci può dare la libertà. Sì, un applauso è meritato. E quindi ancora sull'identità, Francesco, ci fa sentire qualche cosa del libro di Emilio? L'identità è il ritorno verso le proprie radici, la propria terra, e il ritorno verso se stessi. L'identità si ha quando finisce il tempo di ricevere e quando inizia il tempo del dare. Durante la ricezione accettiamo qualsiasi cosa, siamo giovani e curiosi del mondo e degli uomini. Quando invece ci accingiamo a restituire, ecco che, anche senza accorgercene, raggiungiamo la nostra identità. Non che prima non l'avessimo, ma prima era solo una bella idea, bella sì, ma non ancora manifesta. Ora invece è pronta per essere, ed essere consegnata alla storia. Ci sono identità che non tornano mai indietro, che non hanno il coraggio di riflettere su ciò che stanno facendo, in perenne spasmodica ricerca di altre avventure, e tra un'avventura e l'altra smarriscono il proprio io, alle prese con l'immensità della vita. La loro identità è un'identità egocentrica, che anziché dare, continua a prendere. Emilio, hai parlato di libertà, di coscienza, di tutta identità, eccetera, eccetera. Ma la verità dove sta? La verità sta in mezzo. No. Verità, in questa imbarcatura di coscienza, libertà e identità, la verità è la constatazione oggettiva delle cose che noi scopriamo nella vita, secondo me. In questo senso io non do un giudizio sulla verità, dico semplicemente che noi per verità cosa intendiamo? Quello che crediamo che sia reale, che sia vero. Che sia vero. Per cui, che cos'è la verità? La verità ovviamente è quello che noi riusciamo a produrre attraverso la coscienza e la verità, attraverso la nostra, attraverso la coscienza e la libertà, attraverso la nostra identità. Non so se è chiaro quella, è chiara l'immagine. Per cui ovviamente io mi fermo a parlare della verità storica, non della verità cristiana o della verità religiosa, perché per questi tipi di verità è necessario usare altri canoni che io non utilizzo. La verità storica è quello che noi, quello che la coscienza e la libertà ci dicono, cioè che non esiste, non è vero che sia, che nel momento in cui noi diciamo, allora io sono il prodotto del mio passato, per cui siccome io ho subito delle cose, no? Ho subito delle cose, quindi questa è la mia verità, sto bene così, se non riesco a fare delle cose è perché ho avuto questo passato pesante, per cui questa è la mia verità. Non è vero, perché la verità è atemporale anch'essa. La verità ha a che fare, grazie alla libertà, la verità schizza verso il futuro e anche verso il futuro del nostro tempo. Noi quando non ci saremo più, no, qualcuno si ricorderà di noi, della nostra verità, e che cosa dirà? Quindi noi a questo dobbiamo pensare. Dobbiamo pensare no perché gli altri si ricordino di noi, dobbiamo pensare a vivere intensamente, così intensamente, la nostra vita e la fortuna di vivere. Questo è quello che credo io. Perché Umberto Eco diceva che chi legge molto vive di più.
Io dico che chi scava dentro se stesso utilizza le proprie cifre esistenziali, quali la coscienza e la libertà, vive una sola volta ma vive bene. Quindi la verità, secondo me, io mi permetto di utilizzare un aforisma che secondo me è quello che mi ha aiutato a capire quello che volevo dire, e cioè che il salvacondotto della verità è il nulla. Nel momento in cui cataloghiamo la verità storica, è, no? Gli diamo una connotazione coscienziale, sapienziale, una notizia. In realtà non può essere vero, perché ciò che noi, la stessa notizia vuol dire ciò che è noto, ciò che è noto in passato, non in futuro. La nostra vita è rivolta verso il futuro, questo è il punto. Essendo rivolta verso il futuro, la verità non può essere, è sicuramente nulla. Quindi se nel momento in cui dici questa è la verità, sicuramente non lo è. Ecco perché dico, io non sono un nichilista, io dico semplicemente, parto dal presupposto che è difficile constatare, connotare di essere la verità, proprio perché essendo rivolta verso il futuro, si dovrebbe dire più che la verità sarà. Allora, se uno mi dice la verità sarà, io sono d'accordo con lui, ok? Quindi, essendo rivolta verso il futuro, non sappiamo mai quale sarà. Ma soprattutto, io ho cercato di fare mio l'anatema di Kierkegaard. Solo la verità che edifica è verità per te. Per cui ognuno deve scoprire dentro se stesso quale sia la verità. La deve rendere viva, la deve rendere presente, perché solo rendendola presente, se rendendola propria, nelle proprie azioni, riesce a più che ad essere, nel senso coscienziale, a vivere pienamente, quindi a tradursi realmente. Ma questo discorso è solo introduttivo, nel senso che non può avere nessuna connotazione filosofica e teorica, perché solo la realtà, come diceva Platone, metabasis eis halogenos, vuol dire la vera filosofia non è quella scritta, ma è quella che si vive. E io non dico solo la filosofia, ma anche la vita stessa. La vita stessa raggiunge la sua pienezza nella realtà, non nell'immaginazione. Emilio, io trovo estremamente interessante questo concetto che ci hai esposto sulla verità. Immagino, voglio dire, che cosa tu puoi immaginare, cioè che cosa tu puoi pensare di coloro i quali affermano, straaffermano della verità vera. Sì. E la verità vera è un cacofonico. Cioè, nel senso che non si può dire diversamente, è cacofonico, cioè. Non solo il cacofonico suona male, ma nello stesso tempo è ampia, è come vestire un fantasma. Il fantasma è bello perché uno può immaginare chissà che cosa c'è dietro il mantello, però non c'è niente. Io mi sentirei di rispondere così. Grazie, ottima risposta, grazie davvero. Allora, io vorrei adesso invece aprire una pagina di questa presentazione rivolta invece all'associazione Il Seme della Gentilezza, perché quando me ne ha parlato Emilio, ripeto, mi sono innamorato subito di questa cosa qua, e vorrei appunto chiedere a Domenico come è nata questa associazione e quali sono gli scopi che si prefigge questa associazione, dove vuole arrivare, no? Pensando alla gentilezza, io mi ricordo ma un episodio molto banale, no? La scorsa estate mi sono messo a camminare, perché ne ho bisogno. E allora a un certo punto camminavo nel mio paese, però ho avuto qualche difficoltà, perché il mio paese è più o meno un saliscendi, no? Quindi un po' scomodo. Allora poi dopo ho visto
In un altro paese vicino, non lo citiamo perché adesso non dirò proprio una cosa, diciamo, carina, quindi un percorso pedonale fantastico, c'è preparato, colorato, illuminato, ah, posso andare pure di sera che è illuminato, invece nel mio paese a Cleto magari andare di sera, di notte, ci sono dei tratti bui, quindi magari non li puoi percorrere. Vado giù e vado una mattina e incomincio ad incontrare tutta una serie di persone, tutti incazzati. Cioè, non mi ha detto buongiorno nessuno. Cioè, poi ho detto, ma sono io? Non lo so, poi, cioè, mi sono guardato anche allo specchio, qualcosa di me, cioè, ho messo qualche vestito strano, qualcuno mi ha attaccato un cartello, no? Cioè, e allora poi dopo me ne sono ritornato al mio paesello, perché al mio paesello c'è questa caratteristica molto bella, molto interessante, che è proprio la gentilezza dell'incontro. Quindi tu incontri le persone, tutti ti salutano, tutti, ma non solo ti salutano, perché non è quel buongiorno, cioè, uscite a Catanzaro, no? Molte persone magari ti dicono buongiorno, però è quel buongiorno un po' più formale, no? Perché si dice, invece quel buongiorno Marco, ciao Marco, come stai, eccetera, eccetera, è una cosa, ecco, quindi con il seme della gentilezza, dove volete arrivare? E beh, vogliamo arrivare proprio a questo, no? A creare salute psicologica intanto, oltre che culturale. E non è molto distante sia dal tuo racconto, sia da quello che Emilio ci ha inconsapevolmente, perché non era prevista questa cosa qua, quando si parlava di egoismo, di invidia e bla bla, no? Siamo tutti centrati su noi stessi, no? Ma finiamo per perdere di vista proprio quello che sono i valori esistenziali, no? Allora io mi aggrappo alle cose materiali che producono solo malessere alla fine, no? Non tenendo conto invece che noi abbiamo bisogno semplicemente di stare bene, di serenità, no? Siccome la gentilezza significa anche stare bene, significa anche avere rispetto di se stessi, perché innanzitutto dobbiamo, Emilio diceva prima che ho avuto molta difficoltà ad essere gentile con me stesso, sì, è un buon esercizio questo, no? Perché è difficile veramente essere, perché non siamo abituati, ma alla base del benessere ci sta la gentilezza verso se stessi, no? Ecco perché prima dicevo, introduceva un grosso valore terapeutico, perché soprattutto la gentilezza è un qualcosa che si diffonde, si conta, contagiosa, altamente contagiosa. Vedi, la cosa che dicevi tu era emblematica, no? Se io sono centrato sulle cose materiali, sui miei pensare, insomma, al rivismo, alle cose da conquistare, a discapito di qualche altro, quindi l'invidia, l'arroganza, eccetera, eccetera, e quale sarà la mia espressione, quale sarà, diciamo, ciò che comunico, quindi l'aspetto anche non verbale, no? Sarà, insomma, un qualcosa di negativo. E che cosa trasmetto? Negatività. Quindi quando noi ci incontriamo, e se nella migliore delle ipotesi nemmeno ci salutiamo, e nella peggiore non è un saluto ma è un vai a quel paese, per esempio, cosa aspettiamo, cosa ci aspettiamo come risposta? No? Solo questa, una cosa, insomma, contraria, no, uguale e contraria, si diceva, no? Il principio della termodinamica. E allora noi vogliamo fare questo, esattamente cominciare a diffondere una cosa più semplice possibile, i concetti basilari, no, della gentilezza. Abbiamo pensato, è nata così l'idea, no? Dei confronti un po', insomma, anche così informali, io, Francesco, poi arrivata Simona, Flavia, perché lavoriamo insieme, no? C'è quindi la fortuna anche di incontrarci più spesso. Emilio e noi ne abbiamo parlato a cena una sera, insomma, davanti a una pizza, con l'entusiasmo che è diventato anch'esso contagioso, no? Perché alla fine è un qualcosa che veramente stimola tantissimo. L'idea di, e da qua si capisce che non può che essere benessere. Giulia, dimenticavo, scusami Giulia, è che non eri a tiro. colgo l'occasione per dire che Anisia e Valentina non sono potute essere presenti per problematiche varie. Manca pure Viviana, che lei è gentile e sta bene fuori, perché è andata in Argentina, quindi sarà sicuramente bene. A questo, era andata al mare, perché là, insomma, è estate. Quindi l'obiettivo è esattamente questo qua, diffondere, no, la cultura della gentilezza, come ci diceva prima Simona quando ci ha presentato,
e fare formazione anche, oltre che informazione, no? Certo, ci ispiriamo da questi principi, no? Dare, no? Diffondere, tanto che è un'associazione di volontariato, no? Non chiediamo nulla, non chiederemo nulla, facciamo delle, in termini di compenso ovviamente, ma chiediamo risposta, adesione, insomma, no? Perché, e siamo sicuri che succederà, perché insomma, appunto per questa caratteristica fondamentale della, come dire, contagiosità, no? Contagiosità degli intenti. Io passerei la parola a... Sì, perché infatti sul discorso della... ancora non so se vogliamo parlare di verità o quant'altro, no? Io passo la parola, non so tu che cosa volevi dire su... No, io rispetto... sì, completato, volevo passare la parola a Francesco per darci anche un'altra lettura, una penultima lettura, ok. In modo che poi dopo possiate concludere voi con un ultimo dialogo e poi perfetto. Perfetto. Però io volevo prima chiudere il gesto di averti in mente un bellissimo verso di Dante, no? Che racchiude la gentilezza e qualcos'altro, e ovviamente vale, è basso per Paolo e Francesca, ma può valere per tutti noi. Amore che al cuor gentile ratto s'apprende. Al cuor gentile, però. Al cuor gentile. Ovviamente Dante aveva una concezione della gentilezza diversa. Il cuor gentile era cuore giovane. Bisogna essere giovani dentro per essere gentili. Va bene, questa è una nota, una persona che adesso mi è venuta. Ok, ciao, prego. Il cammino della coscienza e della libertà di un'identità si ferma davanti ad un muro. Che non sia di ostacolo, questo lo sappiamo. Nessun cammino, come nessun camminatore, infatti, troverà mai uno spazio insormontabile. O un momento morto, è un muro di vetro. A una certa distanza ti permette di guardare indietro, da vicino ti permette di guardare avanti. È la verità di ciò che abbiamo vissuto, la verità di ciò che hanno vissuto gli altri, è la verità di un momento storico ben definito. Provate a immaginare un uomo che per tutta la vita si è nutrito d'odio contro suo padre, perché da piccolo lo obbligava a lavorare in campagna. Un odio che lo ha accompagnato sempre, durante l'adolescenza, durante le scelte più importanti della vita. Se studiare filosofia o architettura, e poi alla fine ha scelto filosofia perché pensava che la filosofia lo avesse aiutato a sciogliere questi dubbi. Per la scelta della ragazza da sposare, se quella frigida e seria o quella passionale, gelosa o rompiballe. E poi alla fine ha scelto la rompiballe perché almeno gli faceva assaggiare la grappa ogni tanto. Durante la scelta dei lavori della vita, se quelli progettuali che ti assicurano un progetto di vita o quelli alla giornata, fino a fine giornata, molto tempo dopo, sempre questo povero Cristo scopre che suo padre lo faceva solo per fargli capire che la vita è un sacrificio e non solo un gioco. E che raggiungere alcuni obiettivi bisogna sudarseli. Ecco, provate ad immaginarvelo, deluso, amareggiato, per non aver mai avuto il coraggio di chiedere nulla, portandosi questo cruccio per tanto tempo. Sulla verità volevo aggiungere qualche cosa, no? Perché vedi, è bella queste strade parallele, no? Però a differenza della matematica, dove due punti, no? Che non si incontrano mai, sono all'infinito, noi ci incontriamo, quindi sono poco parallele. È molto chiaro quello che esprimi tu. Io lo riassumo in questo, no? La verità non può che essere un qualcosa di soggettivo, no? E per questo, insomma, no? È pensare di verità in termini oggettivi diventa nulla, no? E lo è nulla, insomma, alla fine. Un po' in psicologia c'è questo concetto, è molto affine, molto. Ci sono i teorici della scuola di Palo Alto, Francesco conosce benissimo,
che ci raccontano questo, no? Si spingono ovviamente, insomma, con un linguaggio metaforico, a dire che la realtà oggettiva non esiste, ma esistono tante realtà, tante quanto sono gli esseri umani, gli esseri viventi, umani, non viventi. Quindi parlando, riferendosi alla realtà soggettiva, un po' quello che dicevi tu, mi ricordava questa cosa, no? La realtà che vale per me, la realtà che vivo io, però insomma, se noi cerchiamo di renderla oggettiva, no? Specialmente se la vogliamo, insomma, in qualche modo riferire, diciamo, alla verità vera, che oltre a essere cacofonica, insomma, no? Sa di veramente, insomma, di beffa. E allora sì, è vero anche questo, no? Che alla fine, insomma, la realtà, la verità, se vogliamo, è un po' come la realtà, no? Esiste solo la verità soggettiva, ma in quanto tale, no? Poi, insomma, si sostanzia nel nulla, perché, insomma, non ha quel valore vero o capitale, insomma. Ma dobbiamo chiudere, e quindi mo ti tocchi, non l'hai fatto uscire tu e te lo dico io. Perché un dito Dio? Perché le azioni che noi svolgiamo nella vita non sono tutto il nostro essere. Noi abbiamo la presunzione ogni volta che facciamo una cosa di rappresentare tutto noi stessi. E in realtà questa è la tentazione di chi ancora non ha raggiunto il livello della coscienza. Ci vuole semplicità e leggerezza nella vita. La leggerezza ti permette di esprimere un po' di più te stesso. E non solo, ma la leggerezza ti fa capire che qualsiasi azione che noi facciamo nella vita è solo una parte di noi, una parte infinitesimale, anche se è importante, fondamentale, che ci mette in collegamento con la realtà. Tra il nostro spirito e la realtà ci passa un dito. Da una parte il dito ci permette di esprimere noi stessi, dall'altra un dito ci fa capire che non possiamo mai trasformare nelle azioni tutta la potenzialità che ci portiamo dietro. Quindi da una parte lo strumento di vita, da un'altra parte il nostro monito, che non può essere tutto noi stessi. Noi stessi siamo, valiamo di più delle cose che facciamo, perché le cose che facciamo, nei momenti in cui le completiamo, hanno già a che fare con il passato. Il passato è la frazione del tempo più assassina del tempo, perché la vera vita del tempo è verso il futuro. Allora, prima di passare la parola a Francesco Crediti per un'ultima lettura che chiuderà questo questo incontro, io vorrei, magari se qualcuno di voi è stato stimolato e quindi vuole porre una domanda, vuole fare una considerazione, il microfono è tutto vostro. No, assolutamente, prego. No, solamente... Sono una curiosità, perché ho ascoltato tutto con attenzione, allora ho ascoltato il riferimento alla gentilezza, in riferimento a questo sguardo comunque al passato, che mi sembra che per proiettarsi al futuro sia però necessario, per lanciarsi, no? Per librarsi con questo cuore verso l'alto, per volare alti, per riuscire a vedere con una distanza e una visione più ampia. Quanto però quello sguardo che rivolge al passato e di analisi, immagino, quanta sì, gentilezza c'è, ma quanto rigore e severità, ma nel senso di senso di responsabilità c'è nel guardare al passato, se c'è, se ho capito bene, che questo sguardo che se ho capito bene, c'è necessità comunque di rivolgere per rianalizzare, per ridare una nuova realtà, no? La lettura del passato, insomma. Grazie. Grazie a te. Vorrei raccogliere, mi pare che c'era...
Prego. Gian Piero. Io volevo dire, quanto dobbiamo essere nulla per raggiungere la libertà? Prima domanda. Seconda domanda, quanto sacerdote si sente oggi, visto che continua a fare comunque attività sociale rivolta all'umano, all'individuo? Grazie. Se c'è qualche altra domanda o considerazione, no, allora passerei alle risposte di Emilio e poi Francesco. Sì. E io utilizzerei un'immagine molto lucida sul passato. Bisogna mettere in lavatrice. Ecco, la coscienza e la libertà sono la nostra lavatrice. E nel senso che la lavatrice è proprio la coscienza, mentre il detersivo è la libertà. Ecco, mettendo in lavatrice, quindi facendogli fare 1000 giri, dicono no, le 9 lavatrici A più, no? E facendogli fare 1000 giri, poi escono fuori puliti. Ecco, così, questo è quello che mi viene da utilizzare come immagine, sì. Perché è così, la responsabilità non dobbiamo avere paura della responsabilità, perché la responsabilità, noi siamo già responsabili utilizzando, se non abbiamo il coraggio di vedere il nostro passato, siamo già responsabili in questo. E non dobbiamo avere paura, perché qualsiasi cosa che uscirà fuori dalla lavatrice sarà sempre più pulita di prima. E se non è abbastanza pulita, la rimettiamo dentro. Vuol dire che non l'abbiamo lavata bene, nel senso che dobbiamo trovare il programma adatto. Forse non era. Ovviamente bisogna stare attenti con la candeggina, no? Ma noi la candeggina la dobbiamo usare solo con i vestiti bianchi, perché sennò poi scoloriamo tutto. Tutto deve rimanere inalterato, deve essere pulito, semplicemente smacchiato. Il bianco deve rimanere bianco, il giallo deve rimanere bianco, perché la vita è piena di colori. E le macchie bisogna togliere, quelle sì, e quelle fanno male, le macchie, lì sono brutte, sono brutte dal punto di vista estetico e fanno male dal punto di vista morale. E, poi sì, usando l'immagine religiosa, io credo che tutti siamo sacerdoti nella vita, chi più chi meno, e siamo sacerdoti innanzitutto di noi stessi. Quindi l'immagine religiosa può essere usata anche per i laici più agnostici, perché è vero, la ricerca di noi stessi, del mistero della vita, non è altro che l'impegno principale che ci viene dato nel momento in cui nasciamo, e noi non abbiamo chiesto di nascere. Cioè, a un certo punto ci troviamo intorno ai vent'anni, dopo, al limite, verso la fine della gioventù, a scoprire di essere delle persone, no? Perché prima non abbiamo il tempo, siamo così istintivi, siamo così gioviali, così ludici, così senza pensieri. Poi a un certo punto ci rendiamo conto, ma io chi sono? Dove sono nato? Io non ho chiesto di nascere, eppure ci ritroviamo a quel punto. Quindi a quel punto io credo che, ripercorrendo il percorso che ho fatto nella vita, credo che è vero che con il giornalismo è come se fossi stato un sacerdote del giornalismo, ma credo che la mia identità più propria, come credo l'identità più propria di tutti, sia proprio quella di essere sacerdoti di noi stessi, e quindi seguire ognuno la propria identità. Il nulla, non mi ricordo bene, mi sfugge la domanda. Quanto dobbiamo essere nulla, cioè quanto dobbiamo cancellare il nostro passato per raggiungere la libertà? Qual è il limite? Non c'è nessun limite. Ecco, noi dobbiamo avere il coraggio di dire quante macchie ci sono. Ecco. Quante macchie ci sono, quindi in questo non c'è nessun limite. Se la macchia non è andata, bisogna trovare un escamotage. Ecco, il nostro io lo descrivo come un laboratorio. Noi dobbiamo avere il coraggio di entrare dentro il nostro io come in una dimensione tridimensionale e dire e individuare le cose che ci sono, separarle, e quindi individuarle, separarle, ricomporle, riordinarle,
Come quando dobbiamo disegnare, se siamo architetti, un palazzo, una casa. Dobbiamo arredare casa. Noi arrediamo casa secondo una certa logica, secondo un certo ordine, che ha a che fare con la nostra sensibilità artistica, estetica, con la nostra sensibilità anche dell'economia domestica. Noi abbiamo tutti gli strumenti per poter fare tutto all'esterno e anche tutto anche dentro noi stessi. Questo è il punto. Credo che gli strumenti ce l'abbiamo. Dobbiamo chiudere gli occhi e fare un po' di mente locale su quello che vogliamo fare. E non dobbiamo avere paura, perché qualsiasi cosa che facciamo, date le nostre buone intenzioni, usciranno dei risultati altrettanto positivi, secondo me. La parola a Francesco è molto brevemente, perché ci ha già riparato. Gli scrittori, quando scrivono, si espongono, si spogliano dei loro averi e affrontano la società a mani nude. Ecco gli scrittori che, quando scavano nell'abisso dell'io, scoprono le ferite dell'anima. Tuttavia, anziché ritirarsi e sfuggire al dolore, seguitano a scavare per svelare le pieghe dove erano costipate. Nel momento in cui il tratto di penna fa il primo passo, il cammino è già compiuto. Lo scrittore ha già riavvolto il nastro e ora lo scioglie in lunghezza. Cadono allora parole, pagine, in un riaccordo felice. È come raccontare una brutta esperienza che si è conclusa benissimo. Così è lo scrittore, affetto dai tormenti di procedere o ritirarsi, scavare o fermarsi, toccare con mano o voltare le spalle. Emilio Grimaldi. Presenza, ora è tempo di andare.